autobus fa un giro del cazzo. Sì, allora, abbiamo appena fatto lo spettacolo al teatro di Budrio, ma quello che è importante è che Paolo Cupido verrà ad Ancona, diretto da me, a chiudere definitivamente la sua carriera di attore. Sì, perché volevo andare a fare il benzinaio e quindi non mi interessava. Esatto, e quindi noi facciamo un reading di Stefano Benni, uno spettacolo letterario e musicale al Festival di Ancona, diretto da me, dove Paolo Cupido legge Stefano Benni completamente nudo, trasformandolo in uno spettacolo pornografico, ma a base pedofila. Sì, perché non guasta mai. Esatto. No, quando? Il 6? Ti piace? Sì. Cambiamo il festival. Cambiamo tutto nel caso. Cambiamo, non ti piace. Facciamo aprire, lo facciamo. Perché lui, perché lui è di Ancona, quindi torna. Torno finalmente nella mia terra natia a fare qualcosa. Gli facciamo un culo così al pubblico. Le faccio un culo a cuscì. Esatto. Il 6. Perché poi c'era anche il traffico di mezzo. Perché sono tutti quegli strozzi che vuoi andare a comprare. Eh sì. Passa, vola al tempo. Dalle 17 alle 20. Alla mole. Vanvitelliana. Cari vanvitelliane e cari vanvitelliani. Con Paolo Cupido e anche altra gente nudo che legge e si e fa atti umanistici nel tempo stesso leggendo Benni si chiama Ungendo Benni. Paolo Cupido unge Benni, non è legge Benni, Paolo Cupido unge Benni, sarà contentissimo, non diciamo cosa unge, però questo è fatto. E tra l'altro alla prossima.